nostra vita, e ti preghiamo che il tuo Santo Spirito possa mettersi all'opera quanto alla salvezza, quanto alle liberazioni, alla guarigione, quanto ai battesimi dello Spirito Santo. Noi crediamo che l'opera tua è un'opera potente, straordinaria, meravigliosa, qualcosa che la mente umana non può perseguire, ma che per fede noi realizziamo in questa sera. E ti preghiamo affinché dal principio alla fine questo culto sia benedetto e guidato. Nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Stasera è veramente una grande gioia poter testimoniare di quello che il Signore ha fatto nella mia vita. Io lo voglio ringraziare veramente di come gli si è fatto conoscere nella mia vita fin da quando ero una bambina. Io lo voglio ringraziare per come il Signore veramente mi ha accompagnato giorno per giorno della mia vita. E adesso riguardando indietro dico: Signore, veramente io ti ringrazio per come tu sei entrato dentro di me, nella mia famiglia, e hai fatto sì che veramente crescendo io non potessi essere coinvolta in tutte queste cose del mondo, tutte queste cattive compagnie, tutte queste cose, ma veramente sono cresciuta nella tua casa. In breve la voglio raccontare la testimonianza, anche se sono tre giorni che la racconto. Però mi fa piacere perché magari può essere un incoraggiamento a qualche ragazza che si trova qui stasera e magari si è trovata nello stesso mio situazione. Io ho cominciato a frequentare la comunità quando avevo circa 8-9 anni, in quanto i miei genitori si convertirono e io di conseguenza frequentavo anche la chiesa. Posso dirvi in verità che mi piaceva molto frequentare la chiesa, frequentare la scuola domenicale, il campeggio, tutte le cose che facevamo le facevo veramente con tanto cuore e con piacere. Però quando sono arrivata all'età dell'adolescenza, qualcosa dentro me stava cambiando. Io mi rendevo conto di non essere più una bambina e non essere completamente adulta, ma sapevo bene che avrei dovuto fare una scelta, perché essere figlia di credenti non mi dava la certezza della salvezza. Essere una figlia di credenti non mi dava la certezza che se i miei occhi si sarebbero chiusi io sarei andata dal Signore. Anzi, sapevo bene che sarei andata sicuramente all'inferno, perché con le opere e con essere una brava ragazza non si può giungere in cielo, ma solo aprendo il cuore a Gesù e accettandolo nella propria vita si può entrare nel cielo. E io questo in un primo momento ancora non lo capivo, infatti frequentavo la chiesa, però non avevo mai cercato la presenza di Dio, non l'avevo mai sentita nella mia vita, fino a quando poi all'età dell'adolescenza mi sono trovata di fronte ad un bivio. Io vedevo davanti a me due strade, non sapevo quale strada percorrere, vedevo la strada magari più stretta e angusta che mi avevano insegnato i miei genitori, che mi avrebbe condotto al cielo, e una strada più larga, più agiata, più confortevole ai miei occhi di adolescente, tra parentesi. Ma che mi avrebbe condotto sicuramente alla morte spirituale, alla morte eterna. E io mi trovavo di fronte a questa scelta e sentivo dentro di me veramente la necessità di dover scegliere, perché non ero, come si suol dire, né carne né pesce, non ero né una credente né un'estranea, perché non potevo essere estranea alla verità dell'Evangelo dopo che io avevo frequentato per tanti anni la chiesa, la scuola domenicale. E mi ricordo che una sera proprio sotto la tenda di evangelizzazione che sta là a Torre del Greco, io ero particolarmente contristata, afflitta per delle cose, delle situazioni umanamente. Oggi le vedo anche stupide quelle cose, però in adolescenza per me erano dei problemi insormontabili. E io mi trovavo un po' triste e scoraggiata. Mi era venuto meno l'amore che io avevo nell'uomo, l'amore di un ragazzo, e io dicevo: ma l'amore vero esiste, non esiste? In quella sera sotto la tenda, quando io aprii il mio cuore, iniziamo a cantare un cantico meraviglioso che ha scritto il nostro fratello Sereno, che ora è in gloria con il Signore, che fa proprio così: amore, amore che cerchi tu, dovunque vai non ci sarà se nel tuo cuore non c'è Gesù, perché Egli solo ti può salvare, Egli solo ti può dare la vita, nessuno ti amerà come ti ama Gesù. Posso dirvi che tante volte l'avevamo cantato quel cantico, ma quella sera quel cantico era proprio per me, perché mi diceva: tu stai cercando l'amore in un ragazzo, in un'amicizia, in una circostanza, ma l'amore vero te lo può dare solo Gesù. Se tu non realizzi questo nella tua vita, non potrai realizzare le mie benedizioni e l'amore che io ti darò, anche terrena, umanamente parlando. Posso dirvi in verità che in quel momento io chinai il mio capo e sentivo già la presenza di Dio.
quando il pastore che era lontano disse: senti, proprio vicino a te Gesù sta passando, lo senti, ti accarezza, afferragli la mano ed egli entrerà dentro di te. Posso dirvi in verità che io sentì veramente una mano che mi stringeva la mia mano, e come io strinsi la mia mano iniziai, il Signore in quel momento mi salvò e mi battezzò contemporaneamente nello Spirito Santo. Infatti questa era la mia richiesta, dicevo: Signore, questa sera io non te l'ho mai chiesto, vengo sempre in chiesa però non ho mai pregato veramente col cuore, io in questa sera ti chiedo, se tu veramente vuoi che io ti serva, che io ti segua, mi devi dare qualcosa di potente, mi devi salvare, mi devi battezzare. E bastava una piccola volta, una volta sola, che ho aperto il mio cuore, un piccolo passo di fede, egli mi ha salvato, è entrato nella mia vita, mi ha riempito del suo Santo Spirito. E come dicevo, non so se stamattina o in altre sere, veramente anche i miei genitori, tutti quelli che mi circondavano, dicevano: è impossibile che Marianna è stata battezzata, non perché io fossi una ragazza così ribelle, o insomma era una brava ragazza, però perché i miei genitori si meravigliarono quando io fui battezzata. E io la voglio ringraziare per come da quel giorno che egli è entrato nella mia vita, egli è stato con me, mi ha accompagnato, mi ha dato la possibilità di fare tante belle esperienze, mi ha dato la possibilità di conoscere anche l'amore vero, umano. Infatti mi ha fatto fidanzare poi con mio marito. Lo voglio ringraziare per come insieme poi abbiamo deciso di, con un passo di fede, di andare a scuola biblica, ci siamo sposati e dopo un paio di mesi siamo subito partiti per la scuola biblica. Il Signore ci ha accompagnato durante questi anni, ci ha accompagnato durante tutta la vita, e come dicevo anche stamattina, il tempo che abbiamo donato a Lui, veramente il Signore ci ha abbondato nelle sue benedizioni, anzi ce l'ha triplicate, perché se noi ci guardiamo intorno, nella nostra casa, nella nostra chiesa, in tutto quello che ci circonda, veramente la benedizione del Signore non è raddoppiata e triplicata. Lo voglio ringraziare per tutto quello che Egli fa per me. Signore salutato e benedetto in eterno. Vi saluto tutti nell'amore del Signore. Io questa sera con un cuore pieno di conoscenza voglio lodare e ringraziare Cristo Gesù, colui che 23 anni fa si è fatto conoscere all'anima mia. Si è fatto conoscere in un momento di distretta e di travaglio della mia vita. Io non è che dovevo andare all'inferno, ma in un inferno già ci vivevo. Nella mia casa si trasgrediva tutti i 10 comandamenti di Dio. E io volevo andarmene via da questa casa, nonostante avessi 3 figli, allora avevo 4 figli, volevo andare lontano a cercare un poco di pace. Non sapevo dove andare, ma con il mio morale volevo andare, con la mia testa volevo andare via, fuggire da questo grande inferno. E io in questi 23 anni ho capito una cosa, che Gesù si fece vivo nonostante che vivevo in quell'inferno, nonostante che ero ridotto in un misero stato, e lì si fece vivo e si fece conoscere. In questa grande conoscenza io l'ho potuto sperimentarlo grandemente, l'ho potuto sperimentare con la salvezza dell'anima mia, l'ho potuto sperimentare con il dono del suo Santo Spirito, e con questo, attraverso questa conoscenza, questo dono del suo Santo Spirito, io ho potuto camminare in questi anni, e con la potenza della sua Santa Parola io ho potuto essere guidata. E avendo avuto tanta forza, se sono qua questa sera è perché la sua volontà e la sua grazia. Ancora lo voglio ringraziare come egli si è fatto conoscere nella mia casa, nella mia famiglia, ha fatto tanti miracoli, tanti prodigi, tante liberazioni. Egli è un Dio grande, di una grande misericordia e di un grande amore. E io solo per questo amore, è il suo amore che mi mantiene fino a questo momento. Io lo voglio amare tutti i giorni della mia vita, perché egli, come si è predicato stamattina, non solo ha portato i miei peccati su quella croce, le mie malattie, ma ha portato anche i miei dolori. Perché solo lui poteva reggere un grande dolore. Venerdì 22 mesi fa di aver perso un figlio di 31 anni. E io a lui solo voglio dare onore,
gloria e riconoscenza da ora in eterno. Amen. Dolori portò Gesù la vita.
grande gioia essere qui con voi questa sera. Abbiamo desiderato e ringraziamo il Signore, ringraziamo Dio per come ci ha accompagnati nel viaggio, per come è stato con noi in questi giorni e ci ha grandemente benedetto e ci sta grandemente benedicendo stasera. Ringrazio il vostro pastore, il fratello Giorca, per l'invito e siamo felici di poter essere insieme, offrire il culto al Signore. Noi desideriamo servire Dio con tutto il nostro cuore, siamo al suo servizio e desideriamo farlo fino all'ultimo istante della nostra vita, fino a quando Egli ritornerà e noi saremo con Lui per tutta l'eternità. Fratelli, vi porto i saluti della comunità di Torre del Greco, i cari di Torre vi abbracciano nell'amore del Signore, alcuni di Torre del Greco sono qui, siamo felici di poterli rivedere, Antonella, Elio, siamo veramente legati dall'amore gli uni per gli altri, Vincenzo, che per tanti anni hanno servito il Signore, quando sono entrato in chiesa, mi sono convertito, loro già erano lì, crescevano, erano piccolini e poi li ho visti iniziare a cantare e la corale, a suonare, a servire il Signore e gloria a Dio, la famiglia Vitiello, Itico, sua moglie, per me sono stati sempre un esempio da seguire e noi siamo grati a Dio per queste famiglie. A Dio vada tutta la gloria. Prima di leggervi il testo che stasera il Signore ha messo nel mio cuore, voglio brevemente raccontarvi quello che il Signore ha fatto nella mia vita. Sapete, abbiamo avuto dei culti a Castellanza venerdì, sabato e stamattina a San Girano, ma stasera non so come mai, in questi giorni non mi era venuta questa cosa, ma stasera sento forte nel mio cuore di dirvi come il Signore mi ha salvato. Il Signore mi ha salvato 18 anni fa, Lui è entrato nella nostra famiglia in un momento molto difficile. Agli occhi del mondo sembravamo un'ottima famiglia, una buona famiglia, non ci mancava nulla, economicamente stavamo bene, ma all'improvviso il diavolo iniziò a scagliarsi contro ancora di più e ricordo i litigi tra mia madre e mio padre, tra mio padre e mia nonna, e man mano iniziava la nostra famiglia ad andare verso la rovina. Mio fratello insieme a me iniziamo a fumare, a bere, la sera uscivamo, le discoteche, il divertimento, ciò che sembrava divertimento, e ricordo che mia sorella si sposò e dopo un anno era già divorziata, il marito se ne andò con un'altra donna, la lasciò, l'abbandonò. Ricordo che mio fratello iniziò a drogarsi. Era in un qualche anno, noi che sembravamo una famiglia tranquilla, serena, iniziò veramente ad essere tutto sotto sopra. Non avevamo più pace, non avevamo gioia, non avevamo più amore, solo litigi, inimicizia, odio, rancore, discordia. E ricordo che mio zio, che ora sta col Signore, accettò l'Evangelo e invitò mia madre ai battesimi in chiesa. Mia madre andò ai battesimi e ricevette la parola di Dio e tornò a casa felice, contenta, gioiosa. In quel periodo lei, che tutte le domeniche mattina alle ore 6 andava a messa, era un appuntamento preciso, e ricordo che iniziò a dire: ma io non ho mai provato questa gioia, anche se tutte le domeniche io mi alzo presto, vado a messa, ma non ho mai provato ciò che ho provato lì alla presenza del Signore. In quei giorni mia madre accettò l'Evangelo, si convertì, diede il cuore al Signore e il Signore entrò meravigliosamente nella nostra famiglia. Mia madre diventò un evangelista nel nostro palazzo, iniziò ad evangelizzare la signora della porta accanto e si convertì la famiglia della porta accanto, poi iniziò ad evangelizzare al quarto piano e si convertì un giovane, un amico mio del quarto piano, e poi un'altra famiglia del sesto piano e un altro mio amico del sesto piano. Sembrava che mia madre prendesse tutti i miei amici e questi si convertivano tutti quanti. Io con chi fumavo più? E la sera scendevano a casa mia, perché uno suonava la chitarra, uno suonava la tastiera, uno la batteria, e facevano il culto nella nostra casa, adoravano il Signore. E io mi ricordo che proprio in quei giorni
iniziai a soffrire di stati d'ansia, avevo paura della morte e ricordo che la sera, anche se durante il giorno cercavo di superare questo fumando, bevendo, divertendomi con le ragazze, come dicevo non mi mancava nulla, frequentavo l'ultimo anno delle superiori, avevo tante amicizie, ma la sera quando ritornavo a casa mi trovavo da solo, ero solo, solo con i miei peccati, solo con la mia paura, la mia angoscia, col mio pensiero dove andrò dopo la morte, che ne sarà di me? E mentre mi ponevo queste domande ed ero nella paura, nell'ansietà, dalla porta, dalla stanza accanto, questi fratelli pregavano, mia madre pregava, mia sorella diede il cuore al Signore e si convertì e iniziò una grande benedizione nella nostra famiglia. E io dicevo, che mi costa attraversare questa porta? Io voglio andare dall'altra parte perché ciò che sento desidero riceverlo, lo voglio. Andai allora alla chiesa evangelica a Torre del Greco, proprio lì, perché sono nativo di Torre, nato a Torre del Greco, cresciuto a Torre del Greco, convertito a Torre del Greco, battezzato in acqua di Spirito Santo Torre del Greco, e questo mi ha dato grazia di servirlo lì. Per alcuni può essere così, per altri no. Il Signore ha un piano glorioso per ognuno di noi, noi siamo al suo servizio e ringraziamo Dio per questo. E proprio lì, nella comunità, il Signore parlò al mio cuore, mi perdonò, mi purificherò, mi purificò, mi liberò da ogni ansia, da ogni paura. Ma io ricordo che dicevo, Signore, ho bisogno di qualcosa di forte, di potente, perché io sono troppo innamorato del peccato, del mondo, sono troppo legato, non riesco ad uscire fuori, ho bisogno che tu ti manifesti potentemente nella mia vita. E ricordo che in quei giorni installarono la tenda a Torre del Greco. Prendo solo altri pochi secondi, ma sento da parte di Dio l'importante. E lì io pregai per 14 sere, mettemmo la tenda per 14 sere, pregavo il giorno, la notte, perché avevo bisogno che il Signore si manifestasse con potenza. E in quei giorni il Signore mi liberò da tutti i miei peccati, mi salvò, mi liberò dal fumo, e l'ultima sera il Signore scese con potenza e mi battezzò nello Spirito Santo. Dopo qualche mese, il 90, dicembre del 90, ho fatto patto col Signore e ora sono 18 anni che sono al suo servizio. Dio mi ha chiamato al ministero, per me è un grande onore, un grande privilegio, e desidero servirlo tutti i giorni della mia vita. Il Signore ha liberato mio fratello dalla droga, ha risistemato un po' tutte le cose nella nostra famiglia ed ora nella nostra casa abita Cristo Gesù il Signore. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo leggere il testo del libro del profeta Zaccaria al capitolo 3. Al mio ritorno, al nostro ritorno, porteremo i vostri saluti. Amen. Amen. Zaccaria, capitolo 3. Se volessimo narrare tutte le cose che il Signore ha fatto nelle nostre vite, non ci sarebbe tempo, libri. Possiamo dire, fratelli, perdonatemi, lo sentite spesso, possiamo dire tutti insieme, Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Alleluia. Siamo nella gioia. E il diavolo a volte vuole togliercela questa gioia, vuole rubare la nostra pace, la nostra serenità. Signore, aiutaci ad avere gioia, perché la gioia del Signore è la nostra forza. Noi vogliamo continuare ad andare avanti nelle vie del Signore. Zaccaria capitolo 3, a Dio la gloria. Mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava davanti all'angelo del Signore e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. Il Signore disse a Satana, ti sgridi il Signore, ti sgridi il Signore Satana, ti sgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Giosuè era vestito di vesti sudice e stava davanti all'angelo. L'angelo disse a quelli che gli stavano davanti, levategli di dosso le vesti sudice. Poi disse a Giosuè, guarda, io ti
ti ho tolto di dosso la tua iniquità, ti ho rivestito di abiti magnifici. Allora io dissi: gli sia messo sul capo un turbante pulito. Quelli gli posero sul capo un turbante pulito e gli misero delle vesti. L'angelo del Signore era presente. Poi l'angelo del Signore fece a Giosuè questo solenne ammonimento: così parla il Signore degli eserciti, se tu cammini nelle mie vie e osservi quello che ti ho comandato, anche tu governerai la mia casa, custodirai i miei cortili e io ti darò libero accesso fra quelli che stanno qui davanti a me. Ascolta dunque, Giosuè, sommo sacerdote, tu e i tuoi compagni che stanno seduti davanti a te, poiché questi uomini servono da presagio. Ecco, io faccio venire il mio servo, il germoglio. Infatti guardate la pietra che io ho posta davanti a Giosuè. Sopra un'unica pietra stanno 7 occhi. Ecco, io vi inciderò quello che deve essere inciso, dice il Signore degli eserciti. Toglierò via l'iniquità di questo paese in un solo giorno. In quel giorno, dice il Signore degli eserciti, voi vi inviterete gli uni gli altri sotto la vite e sotto il fico. Chiniamo insieme un attimo il nostro capo. Signore, noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, perché ancora questa sera siamo nella tua casa, la tua presenza. E noi ti ringraziamo per come tu hai condotto i nostri passi qui a Lodi. Signore, noi ti ringraziamo per questa bella comunità, per questa bella comunione fraterna. Ti ringraziamo per come tu hai messo nei loro cuori di invitarci, di essere qui insieme per offrirti il culto. Siamo un'unica famiglia, desiderosi di onorare l'Evangelo, di servirti, di predicare la tua parola con franchezza. E Dio, ti chiedo di benedire questa comunità, di benedire anche la comunità di San Giuliano, e insieme aiutaci, Signore, ad andare avanti, a crescere di valore in valore, ad essere luce, Signore, in un mondo di tenebre, in un mondo stolto e perverso. Fa che il tuo popolo risplenda come i luminari. Aiutaci ad essere il sale di questa terra, la luce, Signore. Noi ti ringraziamo perché tu questa sera sei qui presente, alleluia, come eri presente lì in quel giorno, sei presente qui stasera, e noi ti chiediamo di benedire i nostri cuori, di benedire ogni famiglia qui rappresentata, di continuare a salvare nelle nostre case, nelle nostre città, e ti preghiamo qui a Lodi ancora, fai una grande raccolta, Signore, alleluia, fa che l'Evangelo possa essere predicato, annunciato, proclamato ogni giorno da tutti noi. E ora questa sera ti preghiamo, parla ai nostri cuori, te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Vogliamo accordarci? Mentre leggevo questo testo e mi ricordavo del periodo difficile del popolo di Israele, in questo periodo, periodo della deportazione, periodo in cui ritornano. Scusate, fratello, gentilmente, sento un fruscio, non so da dove viene. Scusami, grazie, si riesce. Un popolo in un momento difficile, un popolo in un momento particolare. E mentre leggevo questo testo, come dicevo poc'anzi, e mi ricordavo che questo popolo era lì e stava rientrando, era rientrato a Gerusalemme e stava iniziando a costruire il tempio, a un certo momento il nemico fermò quest'opera. Iniziarono i nemici ad insinuarsi lì con grande difficoltà e il popolo di Dio iniziò a non avere più la giusta valutazione delle cose. Iniziarono a non avere la giusta
profeta Ageo e il profeta Zaccaria ad incoraggiare questo popolo, ad incoraggiare ad andare avanti, a continuare a servire il Signore, a continuare a mettere Dio al primo posto, perché Dio è l'unico re, come abbiamo cantato, vero fratelli? E sapete, io leggevo al primo capitolo, anche prima, mentre ero seduto, che l'angelo del Signore si pronunciò e disse queste parole. Il Signore rivolse all'angelo che parlava con me delle buone parole, delle parole di conforto. Io credo che tutti noi stasera desideriamo e abbiamo bisogno di parole di conforto. Tutti noi attraversiamo momenti difficili, difficili personalmente, difficili nella società in cui viviamo, momenti difficili nelle nostre famiglie, momenti difficili anche comunitari, perché no? Ma gloria a Dio, il Signore non perde mai il controllo ed è sempre Lui pronto a confortare il nostro cuore. E questa sera Dio ha parole di conforto per te, Dio ha parole di benedizione per te. Ed egli dice: io mi rivolgo verso Gerusalemme con compassione, e le mie città traboccheranno ancora di beni. Se voi leggete tutto il libro di Zaccaria, noterete insieme a me 8 visioni progressive, o delle visioni che incoraggiano il popolo di Dio ad andare avanti, a progredire, a servire Dio con tutto il cuore, a mettere Dio al primo posto nella propria vita, perché egli è degno della lode e della gloria. Le mie città traboccheranno di beni, il Signore consolerà ancora Sion, sceglierà ancora Gerusalemme. Ma chi può consolare il nostro cuore? Chi può edificarci se non la parola di Dio? In certi momenti Dio sia lodato per i fratelli, Dio sia lodato per i pastori, Dio sia lodato per i fratelli del Consiglio di Chiesa, per i monitori, per le famiglie convertite, ma ci sono situazioni così particolari a volte nelle nostre case, nelle nostre famiglie, che solo la parola di Dio può consolare il nostro cuore. Non è così, fratelli? Chi può, come ha testimoniato la sorella, fasciare un cuore spezzato per la morte di un figlio di 30 anni? Chi può fasciare il cuore di una mamma, di un papà? Chi può fasciare il cuore di un marito, di una moglie, quando ci sono difficoltà, problemi, quando i nostri figli si allontanano dalla grazia di Dio? Chi può sussurrare parole dolci al nostro cuore, se non Cristo Gesù il Signore? Meno male che ci sta Lui. Momento difficile, un momento particolare, Dio si rivolge al suo popolo e dice: Gerusalemme sarà abitata come una città senza mura, tanta sarà la quantità di gente, di bestiame che si troverà lì in mezzo a lei. Io, dice il Signore, e quando il Signore dice, possiamo stare tutti tranquilli. Oggi gli uomini, lo dicevo in settimana, promettono e il giorno dopo: scusi, chi sei? Come ti chiamo? Non ti conosco. Gli uomini affrontano dei patti così con facilità e poi si tirano indietro, vengono meno. Oggi le stesse famiglie vengono meno nel patto che dovrebbe durare tutta la vita, ma quando il Signore dice qualcosa, il Signore certamente la farà, e noi vogliamo fidarci di Dio, di colui che ci consola, di colui che ha parole di conforto. Quando sei afflitto, travagliato, non cercare a destra e a sinistra, cerca consolazione nella presenza di Dio. Quando sei travagliato, nel dolore, nella sofferenza, non gridare a destra, a sinistra o a rivolgerti a chissà chi. Tu c'hai il Signore vicino a te, che leggiamo stasera, così dice il Signore: sarò per lei un muro di fuoco tutto intorno, e la mia gloria sarà in mezzo a lei. Signore, grazie per la tua gloria in mezzo a noi. Abbiamo un meraviglioso Signore, un meraviglioso Salvatore. Nel testo che abbiamo letto, in una di queste visioni, la Bibbia ci fa vedere il sommo sacerdote Giosuè, il quale, venendo da Babilonia,
Naturalmente il sacerdozio era contaminato, erano anni che non si offrivano i sacrifici, erano anni che non c'era il Tempio di Gerusalemme. Oh, io stasera, sapete, un attimo prima, mentre ero lì seduto, pensavo a questi anni, 70 lunghi anni lì a Babilonia senza il Tempio. Ma nonostante tutto Dio vegliava sul suo popolo, perché l'occhio di Dio anche nei momenti difficili, quando tu non lo scorgi, devi sapere che la tua causa gli sta dinanzi. Sappilo aspettare, Dio opererà. Amen. Alleluia. E il diavolo spesso viene e ti dice: guarda che Dio ti ha abbandonato, ti ha lasciato, non può operare nella tua vita. Anche se le madri e i papà abbandonassero, il Signore non ti abbandonerà. Amen. Egli ci ha scolpito nel palmo della nostra mano, della sua mano, ci ha continuamente davanti agli occhi, i suoi occhi sono su di te. Amen. E lui sarà come un muro di fuoco attorno a te nelle difficoltà, nelle prove. Egli è colui che dice: non ti preoccupare, io sono oggi con te, sarò con te domani, nulla ti manca oggi e nulla ti mancherà domani. Un muro di fuoco. Diamo gloria a Dio, il Signore è colui che ci protegge. Sarà con noi, ci aiuterà. Chi volete che ci aiuti? Amen. Chi volete che ci aiuti? Quando tutto va bene, ci sono tutti amici. Quando le cose vanno male, soli, tutti ci girano le spalle. Dio sia lodato per Cristo Gesù il Signore. Amen. E fatemelo dire, Dio sia lodato anche per la famiglia dell'opera di Dio. Amen. Veramente siamo pieni di difetti, di mancanze, a volte che volete siamo pure così deboli, fragili, però dentro di noi c'è l'amore gli uni per gli altri. Ci avete accolto con tanto amore e nei vostri occhi noi vediamo l'amore vero, sincero, onesto, la fratellanza. Voi siete la nostra famiglia in Cristo Gesù. Voi gli amici, i fratelli in carne, a volte ci abbandonano, ci lasciano. Io ne ho tre, ma gloria a Dio, due sono convertiti, uno è simpatizzante, sta lì decidendo, ma la mia famiglia non è quella in carne, Dio si è lodato anche per quella, ma la mia famiglia siete voi nello spirito. Gloria a Dio, gloria a Dio per la famiglia, la famiglia evangelica. Mi fece vedere Giosuè, e certo tanti anni, vestito di vesti sudice. Il sacerdozio era contaminato, era una reale condizione di Giosuè, non era falso, veramente aveva una veste sudicia. Io riflettevo, come dicevo poc'anzi qui, e riflettevo sul fatto che lontano da Gerusalemme il sacerdozio si era contaminato. Chissà quanti, giorno per giorno, senza accorgersene, si allontanano. Pur stando seduti nei banchi, iniziano a non pregare più. Sono presenti ad ogni culto, ma non rivolgono più a Dio la loro preghiera, non lo sentono più come una volta. Una volta bastava poco, dicevamo gloria a Dio, lo sentivamo forte, potente nella nostra vita. Oggi forse abbiamo bisogno chissà di che cosa, di un appello particolare, di una parola particolare, di un culto particolare. Ma prima entravamo nella casa di Dio, già subito da casa sentivamo la sua presenza, eravamo lì sempre in contatto con la parola. Ma nel primo verso, qui nei primi versi, dice il Signore: tornate a me, dice il Signore, ed io tornerò a voi. Noi vogliamo tornare a Gesù, vogliamo stare vicini a Gesù, vogliamo cercarlo con tutto il nostro cuore. È una reale condizione quella di Giosuè, non è una farsa, era veramente sudicio, aveva una veste sudicia, e questa è la condizione di coloro che vivono lontani da Dio, vivono nel peccato. E oggi noi vediamo come la nostra società, e nella nostra società dilaga il peccato, c'è un peccato in abbondanza dovunque ci giriamo, c'è malvagità, c'è odio, c'è sopraffazione l'uno sull'altro, e sembra veramente che siamo molto più avanti di Sodoma e Gomorra, e siamo molto più avanti dei tempi di Noè, dove Dio, guardando nel cuore dell'uomo, non sporgeva altro che malvagità. Era una reale condizione. Ma sapete, mentre il Signore, quando fa una diagnosi, poi dà sempre la cura, qui noi notiamo che c'è Satana. E io stasera vi voglio parlare del 2 secondi, dell'8
l'opera di Satana e tutto il resto dell'opera di Gesù. Guardate qui come Satana è sempre pronto ad accusarci, sempre pronto ad accusare, perché lui non ha lo scopo di curare, di fasciare, di lenire, ma ha lo scopo di demolire, ha lo scopo di distruggere. E lui è il padre della menzogna, e lui è il calunniatore, lui è l'accusatore dei fratelli, che li accusa giorno e notte. E se stasera ci volessimo accusare l'uno con l'altro, ci riusciremo in un modo fantastico. Non è così? Io troverei tanti di quei difetti in ogni fratello della mia chiesa, di quello che conosco. Loro troverebbero molti ancora più difetti in me e ci accuseremo. E a cosa serve? A cosa serve far notare tutti i difetti dell'altro mentre dovremmo dire, come ci ha detto il Signore, non guardare la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Il Signore ha tolto da noi ogni giudizio e Satana cerca solo di distruggere, ci accusa. Avete mai commesso un errore? Chi è che non ha commesso un errore? Sentite subito l'accusa dell'avversario. Sentite subito le sue accuse, è come vorrebbe demolirci, distruggerci. Ma guardate questo testo, qualcuno che interviene e ci difende. A volte ci sono situazioni difficili nelle nostre case, nelle nostre famiglie, e l'avversario si sollazza e ci accusa, è colpa tua. E non è vero, lui è padre della menzogna. Ti trovi in questa situazione perché tu hai sbagliato, e forse non è vero, in certe circostanze sarà pure vero, ma attenti da dove arriva la voce, perché quando la voce dell'avversario, ricordatevi che è il padre della menzogna, quando cerca solo di demolire, di distruggere, perché lui non ha nessuno scopo di costruire, di edificare, mise nel cuore di quella popolazione di costruirsi le loro case belle e di non curarsi di più della casa di Dio. E Dio chiamò Zaccaria, Ageo, andò, erano lì, profetizzarono, li incoraggiarono, fu una parola di conforto, di esortazione ad andare avanti, e loro ripresero a lavorare ancora con più forza, e alla fine il tempio fu costruito e fu dato gloria al Signore. Amen. C'è qualcuno che ci difende? Chi difende con le tue forze? Gloria. Non ci difendiamo da noi. Qualcuno ha detto lascia me la vendetta. Però non dobbiamo nemmeno dire, Signore, guarda, che io mi ho detto una faccia, però mi raccomando, ti stai ascoltando, ti stai dimenticando, fagliela pagare. Il Signore ci chiama a perdonare i nostri nemici, a amarci gli uni con gli altri. C'è il Signore che ci difende, l'avvocato, il mediatore, colui che dice vicino a Satana, e lo dice ancora stasera, ti sgridi il Signore Satana, ti sgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme. Il Signore ti ha chiamato per nome, ti ha scelto, tu sei suo, gli appartieni. Oh, se vuoi leggere diversi precedenti, non dice solo, io ti parlo di parole di conforto, d'amore, e Dio ti ama, ma ci dice anche, perché chi tocca voi, tocca la pupilla dell'occhio di Dio. Tu sei del Signore, e Lui sta attorno a te e ti protegge, tu sei nelle sue mani. Vedete, non vado a toccarmi casualmente un occhio, è terribile, è la parte più delicata. Tu puoi toccare le mani, puoi toccare il corpo, ma quando tocchi un occhio è qualcosa di delicato, perché per noi, per Dio, noi siamo delicati. Egli ci cura tenermente, ci protegge, ci aiuta, ci sostiene, e quando l'avversario ti accusa e ti sussurra parole, non ce la farai, non andrai avanti, io ti distruggerò. Allora Gesù interviene, ti sgridi Satana, alleluia, egli ti ha scelto, sei suo, gli appartieni, ed egli continuerà a portarti avanti, continuerà a sostenerci nelle prove, nella malattia, nella difficoltà. Dio è il nostro aiuto, il nostro sostegno, colui che ci soccorre.
questo mondo di tenebre, pronti alla fornace del fuoco eterno. Ma un giorno il Signore è passato vicino a noi, ci ha tirato fuori, ci ha salvati, che vogliamo di più? Ci ha liberati dal mondo ingannatore, pieno di menzogne e di falsità, pieno di ipocrisia, di menzogne e quant'altro, e ci ha portati in questa casa gloriosa, la sua presenza. Oggi possiamo adorarlo, glorificarlo. Egli è venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto, ma noi l'abbiamo ricevuto, e Dio ci ha dato il diritto di essere chiamati figli di Dio. Io questa sera mi sento figlio di Dio. Amen. Alleluia, gli appartengo, sono suo, e lui mi cura, mi aiuta, mi conforta, mi porta avanti, mi sostiene, mi protegge. Alleluia, a Dio sia tutta la lode e la gloria. È un onore, un tizzone scavato del fuoco. Un giorno il Signore si è presentato nelle nostre vite come Giosuè. Lui non ci accusa, certo ci dice come siamo, ma il Signore non ti caccia via stasera. Oh, quando anche il tuo peccato è grande, è come lo scarlatto, è rosso. Alleluia! Egli può cambiare questo stato di cose. Amen. Ti purificherà e la farà diventare bianco come la neve. Non è importante come la tua anima è arrivata qui, sporca, sudicia, insozzata di questo mondo di tenebre. E forse stasera tu pensi che Dio non possa salvarti perché tu sei un peccatore e hai speso la tua intera vita nel peccato. Ma un giorno una parola da parte di Dio, togliete quella veste sudicia a Giosuè, io la sento stasera nella mia vita e nella tua vita. Togli la veste sudicia, come può essere tolta? Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Non è importante tu fino ad oggi come camminare, vieni a Gesù stasera, egli ti purifica, ti libera e ti giustifica, e tu uscirai da questo luogo come se non avessi mai peccato. Che opera di grazia, che meraviglioso miracolo. Molti vorrebbero vedere i miracoli, vogliono vedere i zoppi che si alzano, i ciechi che acquistano la vista, e questo lo vedremo, l'abbiamo visto e lo continueremo a vedere. Ma il miracolo più grande che Dio possa fare è trovare degli uomini che entrano nella casa di Dio sporchi, sudici, legati dall'avversario, o forse anche impossessati. E lui comanda, togliete la veste sudicia a quell'uomo. Togliete la veste sudicia a quell'uomo. Togliete la veste sudicia a quell'uomo. Il sangue di Gesù ti purifica da ogni peccato. Alleluia. Un giorno, scusate l'emozione. Un giorno sono venuto pure io così. E io ero colui che poteva benissimo essere preso e buttato fuori, insozzato del peccato, ma lui non ci ha cacciati via, ci ha accolti. Amen. Ci ha abbracciati in un braccio d'amore. Amen. Come il padre della parabola del figlio prodigo, lui è lì all'orizzonte a guardare. Quanto ti deciderai? Quante volte ti deve chiamare ancora? Quante volte deve rivolgere la sua parola al tuo cuore? Quante volte è lì ad aspettare che tu torni? Ti sei allontanato, sei in pericolo, pur stando qui sei lontano da lui. Un giorno quel figliuolo che aveva speso tutti i suoi beni dissolutamente rientrò in sé e disse: ma come, ma che sto facendo? Nella casa di mio padre ci sono beni in abbondanza, pure i servi stanno bene, io qua mi muoio di fame. Io tornerò a mio padre, dirò a mio padre: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, se vuoi essere lavato, purificato, devi riconoscere il tuo peccato, ti devi riconoscere davanti a Dio perduto, devi venire a lui. E sai lui che come ti sta aspettando? Con le braccia aperte, sta guardando proprio te, che tu vieni a lui. E quando tornerai a lui, la prima cosa che egli dirà: prendete la veste bella, prendete la veste bella. Egli ci toglie l'abito sporco del mondo, ci purifica, ci lava. Eravamo lì come quell'uomo a pascolare i porci. Che tristezza, lontano da Dio c'è solo miseria, lontano dalla casa di Dio c'è solo morte.
questo mio figliolo è morto ed ora è tornato in vita. Facciamo festa, perché c'è festa in cielo per un solo peccatore che si ravvede. Se tu questa sera dai il cuore al Signore, ma tu ci pensi questi angeli che poi fanno sempre festa, perché io vedo che tutti i giorni almeno uno viene salvato. Nel cielo sta sempre festa. E poi dicono sti pentecostali fanno sempre festa, gioiscono, cantano. E che dobbiamo fare? Non vogliamo dire stasera gloria a Dio, gloria a Dio, alleluia. Siamo in festa quando Gesù opera, siamo in festa quando Gesù salva, siamo in festa perché noi viviamo insieme a Gesù. E Gesù ha dato pace al nostro cuore, ci ha dato gioia, ha dato il bene, e ti ha fatto conoscere ciò che è bene, che vuole da te ora il Signore, se non che tu ami la misericordia. Vedete, qui gli tolsero le vesti, lo rivestirono di abiti magnifici, e poi gli fa un ammonimento, dice: guarda, attento a ciò che hai ricevuto, se tu cammini nelle mie vie e osservi quello che ti ho comandato, se tu cammini nelle mie vie. Molti pensano che dopo aver accettato Gesù è fuori tutto cosa. Non è così. Se tu cammini nelle mie vie, c'è di più. Amen. Non dobbiamo fermarci, c'è di più. Amen. E ci sarà di più sempre. Dobbiamo avanzare nell'opera, progredire, servirlo ogni giorno sempre di più. E chi è fedele nelle piccole cose, il Signore poi lo stabilisce sulle altre. E giorno per giorno lo serviremo, e lui ci prenderà lì dove ci siamo disposti, forse a pulire la chiesa o al parcheggio delle auto, e ci userà sempre di più, e più noi rimarremo fedeli, lo serviremo con zelo, e più lui si servirà di noi. Se tu cammini nelle mie vie e osservi quello che ti è comandato, anche tu governerai la mia casa, custodirai i miei cortili. Ci parla di un servizio, ci parla di un vegliare, ci parla di una consacrazione. E ecco, conclude il testo, la pietra, quella pietra è lì davanti a Giosuè. Io toglierò, dice il Signore, io toglierò via l'iniquità di questo paese in un solo giorno. Sapete che la pietra è bellissima. Non parlo della pietra, sono destinata a predire. No. Ma da quella pietra un giorno è uscita l'acqua e ha dissetato il popolo di Israele. Amen. Quella pietra che seguiva il popolo di Israele nel deserto. Da quella pietra è uscito il fuoco quando Gedeone era lì a offrire l'olocausto e l'angelo di Dio stese la punta del bastone e toccò la roccia, e da quella roccia uscì il fuoco. Una pietra sulla quale oggi la Chiesa è fondata, non su Pietro ma sulla pietra. Egli è la pietra che gli edificatori hanno riprovato, hanno rigettato, è divenuta la pietra angolare. Quella pietra ancora stasera, gloria a Dio, è stata inchiodata alla croce, e da lì, dal suo ventre, con quella lancia uscì sangue ed acqua. Ancora Gesù ti dice: vai a lui, lui ti disseterà. Voi tutti che siete assetati, venite a lei, vieni alla rocca eterna, vieni alla roccia, perché da quella roccia stasera uscirà l'acqua che disseterà l'anima tua. Se tu bevi di quest'acqua avrai sete di nuovo. Se cerchi di dissedare, di soddisfare il tuo cuore, la tua vita, con i beni di questo mondo, con i piaceri, avrai ancora sete. Ma se bevi dell'acqua dalla roccia che io ti darò, dice Gesù, tu non avrai mai più sete. Sarai soddisfatto, sarai felice. Non è così, fratelli e sorelle? Amen. Quella roccia può far uscire pure il fuoco stasera. Puoi essere battezzato nello Spirito Santo. Dobbiamo essere ancora riempiti di Spirito Santo. In un solo giorno il Signore alla croce, in un solo istante, nella sua morte e poi nella sua risurrezione, lì al Calvario, come abbiamo predicato stamattina, in un solo momento ha portato i nostri peccati alla croce, in un solo momento ha tolto l'iniquità da quel paese. E voi in quel giorno vi inviterete gli uni gli altri sotto la vite e sotto il figo. Sapete,
La vigna è Israele spirituale, il figo è Israele politico. Io quando ho letto questo testo ho detto, ma che significa, Signore? In quel giorno, certo, è facile, in un giorno toglierai l'iniquità. Anche profeticamente si riferisce alla fine dei tempi, quando toglierà tutto, ma soprattutto al Calvario. E anche qui è a un tempo di adempimento parziale alla croce, poi nei secoli fino alla fine, quando Israele spirituale e l'Israele politico lì alla fine dei tempi si riunirà e saranno tutti un solo popolo, quando alla croce Gesù ha morto e ha dato la possibilità dopo ai gentili, ha aperto le porte ai gentili, oggi facciamo parte tutti di un'unica famiglia, Israele lì e noi, chiunque accetta Gesù, di qualunque nazione, di qualunque lingua, di qualunque popolo, gloria a Dio, siamo tutti figli di Dio, in quel giorno vi inviterete, invitiamoci gli uni gli altri, invitiamo ancora gli altri, perché nella loro vita entrano sporchi, sudici. Molti, sapete, quando evangelizzano, chissà che vorremmo fare, tutti quanti, pure io, vorremmo strapparli dalle tenebre subito, perché sappiamo cosa stanno in pericolo, vorremmo dargli quella gioia che abbiamo noi, ma cerchiamo di portarli nella casa del Signore, parliamogli di Gesù, invitiamoli, andiamoli a prendere, invitiamoli, e quando entreranno, entrano alla presenza di Dio sporchi, entrano alla presenza di Dio sudici, entrano alla presenza di Dio senza speranza, e ricevono una parola di conforto, una parola di perdono, una parola di purificazione. Satana sarà subito pronto. Tu non puoi essere salvato. Signore ti ha rigettato. Oh, tu ti sei allontanato da Dio. Oh, tu non puoi andare avanti. Dio ti ha abbandonato. Ma così dice il Signore. Ti sgridi Satana. Perché lui ti ha scelto. Lui ti ha tirato fuori. E lui ti sta prendendo cura di te. E si prenderà cura di te tutti i giorni della vita. Amen. A Dio sia tutta la gloria.